sindaco Alberto Canepari. Oggi c'è la benedizione dei trattori. Vediamo qui nella via principale che ci sono veramente tanti tanti mezzi, quindi una soddisfazione. Sì, no, dopo il riuscito evento dell'anno scorso abbiamo deciso di rifarlo, allargando anche alle moto, proprio perché Pellegrino ha una vocazione importante sull'agricoltura e quindi i trattori, legato anche al discorso delle moto, perché qui insomma un'altra vocazione importante è quella legata all'enduro, quindi questi due, come dire, piloni che sostengono in qualche modo la vita del paese, era importante dargli un momento celebrativo e coincidendo con anche appunto la festa di primavera e con l'inizio di primavera, anche se sta un po' tardando. Bene, avete fatto tutto l'organizzazione con l'amministrazione comunale? Sì, è stata ovviamente organizzata da noi come amministrazione comunale, ovviamente sempre assieme anche alla Proloco che dispenserà il pranzo per chi vorrà pranzare, e ovviamente la disponibilità del nostro parroco a benedire i mezzi, quindi sì, c'è stato un lavoro un po' della squadra dell'amministrazione assieme alle varie realtà locali. Quindi voi oggi cibo? Cibo, panino col salamino, panino con la culaccia, patatine fritte, per tutti, ecco. Niente, la Proloco organizza qualcosa più avanti? Allora, in primis, il 30 facciamo il Cantamaggio, e per cui è un altro pezzo che aggiungiamo, l'abbiamo tralasciato per un po' di anni, ma abbiamo pensato di riprovare, quindi faremo il solito giro, e raccoglieremo un po' di roba, faremo la frittata nella baita degli Alpini e approfitto per invitare tutti, e vi aspettiamo. Tutti gli anni sta prendendo piede questa manifestazione, perché i mezzi sono sempre di più. Sì, via Roma è gremita, insomma ci arriva fino in fondo, devo dire che l'adesione c'è stata, ma anche perché comunque, ripeto, è un paese a vocazione agricola e quindi questo è un momento sentito della comunità, e quindi a noi fa piacere, insomma, dargli un momento dedicato.